C'era Francia, Bedegnani, e si trovavano sempre in casa del Francia, alla sera, una volta al mese, si trovavano a casa e sapevano tutto. Sapevamo che erano dei partigiani, mi ricordo anche quando ho messo la bandiera rossa su un palo, e lì era un momento di tensione quella lì. Mio fratello nel 1944 è andato sulle montagne. Da Biella hanno cominciato a incamminarsi sulle montagne fin quando hanno trovato i partigiani. Era con Gimisto, seconda brigata Garibaldi. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Il giornalista era sposato una mia cugina, allora non c'erano i ristoranti, mangiavamo lì in casa lì da mio zio che era lì proprio in corte della banca. E in un bel momento si è sentito il trambusto nel pomeriggio, arrivato delle macchine che gridavano che la guerra è finita, che erano partigiani, mica partigiani. E che mi ricordo che tutta la gente lì che correva, no? Lì proprio a fianco del... dove stavamo mangiando c'era il negozio del Bertoni, entravano lì e penso che quel giorno lì abbia fatto l'affare più grosso della sua vita, perché tutte le cose rosse le ha vendute. Si vedevano questi camion che venivano con su tutti i partigiani, venivano da Milano, venivano da Giategrasso. Scorassavano per i paesi, per la festa del paese, no? C'era il povero Luigi Fradegradi che suonava la cornetta, su questa macchina, si butta giù sul parafango che suonava la bandiera rossa, ma non me ne ricordo. Il giorno dopo, mi sembra il 25 aprile, i giornali non ce n'erano. Un bel momento è arrivato questo signor Francia, che lo conoscevo perché abitava un po' vicino, e aveva un pacco di giornali, che mio papà mi fa comprare il giornale per vedere se è successo, cosa è successo, e vendeva l'unità. Dopodiché ho saputo che era uno dei capi della resistenza, diciamo, occulta da Giano. Quei giorni lì qualcosa di concreto c'è stato, perché non avendo niente e dopo avere un po' di libertà è cambiato tanto. Io ho un ricordo gioioso, erano tutti allegri, festosi, e il fatto che mi è rimasto impresso più di tutti di questa gioiosità di una donna. Portava ancora gli abiti lunghi, neri, tutti arricciati, molto ampi, fino a terra. Era arrivato un organetto che suonava la musica e lei si è messa a ballare per la strada e aveva queste gonne qua, ha preso i lembi, le ha tirate su per essere più libera e si è messa a ballare, e questa è una scena bellissima che mi è rimasta impressa tantissimo e ci ha dato anche gioia, felicità.